Va bene qua? Un, due, tre? Quadri? Ci siamo? Sì. Boh, Giacomo non si vede. Ascolta, se non arriva non è un problema, facciamo io, siamo a posto. Dai. Oh, ragazzi, scusate il ritardo, ma ho trovato la macchina. Ma porca Ciao a tutti, bentornati a Nerd Play, speciale Natale, momento più magico dell'anno, e anche oggi vi consiglieremo un gioco con me, Demis. Questa volta abbiamo Riccarduno. No, è Richard I, il re d'Inghilterra. No, sulla scatola c'è scritto Riccarduno. ho capito, ma la pronuncia è Richard I, è un personaggio storico. E adesso vedremo come si gioca, un 3-8 giocatori, da 12 anni in su. Autore italiano ed editore italiano. Ok, apriamo la scatola come al solito. Sì. Sa di guerra sante. Eviterò commenti, andiamo avanti. Ta-da! Pronti, velocissimi come al solito. Abbiamo aperto la scatola, vediamo un po' che cosa abbiamo sul tabellone. Allora, innanzitutto ognuno di noi è stato abbinato un colore, io sono il giallo, tu sei il rosso, e di conseguenza la nostra pedina contapunti è sullo zero del contatore sul tabellone. Questi quattro contatori invece rappresentano risorse molto importanti per il gioco. Questo sarà il tempo, stabilirà quando Riccardo I tornerà finalmente in Inghilterra. Dove è andato? È andato a combattere le crociate. Ah, okay. Il giallo, il tesoro del regno, cioè quanti soldi abbiamo ancora per finanziare tutto sto ambaradan. Il rosso è la forza della crociata di Re Riccardo, mentre il verde è la forza dei suoi avversari guidati da Saladino. Per finire, ognuno di noi ha ricevuto una carta lealtà. In questa partita io sarò fedele a Riccardo, quindi sarò il buono della situazione. Te io invece sei il maledetto usurpatore, cercherai di favorire i suoi avversari. Perché, cosa molto particolare, questo gioco è un gioco competitivo, cioè siamo tutti contro tutti, ma i giocatori vengono divisi in squadre. Cioè, se fossimo stati in più giocatori, ognuno di noi avrebbe avuto dei compagni di squadra o per la fazione di Riccardo o per la fazione di John, ma comunque avrebbe vinto uno soltanto, quindi è comunque uno scontro molto acceso. In funzione della fazione che hai ricevuto, ognuno riceve una carta speciale, io quella rossa. Io prendo quella verde. Esattamente. Okay. E questo sarà o un evento o degli obiettivi speciali che ti faranno fare punti durante la partita. Se hai notato, ci sono due spazi vuoti. Sì. Che adesso andiamo a comporre con le carte che abbiamo messo nella plancetta. Perché nel gioco abbiamo 6 risorse differenti, ognuno con un colore diverso, quindi molto facile. Un mazzo degli eventi che si usa solo con il regolamento completo, ma ve lo consigliamo. E con queste carte ora comporremo il mazzo delle risorse e il mazzo delle crociate. E poi inizieremo a giocare. Riccardo 1. Ok, ora siamo ufficialmente pronti per incominciare. Abbiamo le nostre carte in mano, prese dal mazzo delle risorse. Abbiamo composto il mazzo delle crociate. Iniziamo il primo turno. Vai. Ovviamente è necessario fare una premessa. Andremo, come dicevi giustamente tu prima, ritorneremo nel tempo delle crociate e io dovrò aiutare Riccardo I a tornare in Inghilterra vittorioso, tu dovrai cercare di ostacolarlo per far andare John al trono. Per quindi prima avevo ragione io, sa di guerre sante. Questa volta avevi ragione. Prima cosa che dobbiamo fare in un turno è scoprire l'evento. L'evento, in questo caso ad esempio se Richard I vince la battaglia, dà degli eventi speciali nel caso in cui facciamo accadere qualcosa, quindi okay, dipendono da noi, vediamo se saremo influenza nel turno se facciamo determinate cose. Esattamente, okay. Questa è la prima fase. Nella seconda fase invece entra in gioco il tabellone e tutti questi bei personaggini che vedi disegnati qui sopra. Partendo dal primo giocatore, ognuno di noi dovrà scegliere uno dei personaggi, influenzarlo mettendoci la pedina sopra e a quel punto attiverà l'azione. Ok, quindi adesso tocca a me mettere la mia pedina. Esattamente. Sì, ma spiegami che cosa devo fare, perché qua vedo tanti bei disegni, ma
Hai ragione. Ogni personaggio, se ci fai caso, ha due differenti simbologie separate tra di loro. Sì. Questo perché ognuno di loro può fare due effetti diversi. Molto semplici in realtà, perché riguardano le carte e i colori ti suggeriscono già quali andranno a influenzare. Giusto. Sostanzialmente ogni personaggio avrà una modalità in cui ti permetterà di ottenere delle carte e una seconda modalità in cui invece ti farà spendere delle carte o addirittura tutti i giocatori. E in funzione delle carte giocate si otterranno degli effetti o, maggior parte delle volte, dei punti vittoria. Ottimo. Prego. Io ho posizionato sul mercante, scegli un Io altro dei spia, personaggi. Scusa. Giustamente. Ora risolviamo le azioni. Allora, io con l'effetto del mio mercante decido di ottenere due carte blu, che prendo direttamente tra quelle separate dalla plancetta e le aggiungo alla mano, e una carta casuale, che quindi pesco dalla cima del mazzo delle risorse. Ok. Perfetto. Io invece cosa posso fare? Con la spia puoi ottenere queste carte qui, oppure se hai due carte viola in mano, le puoi scartare e, scegliendo un tuo avversario, in questo caso io, nominerai uno dei sei colori. Mi guardi le carte qua in mano, per ogni carta di quel colore guadagnerai un punto. Mi piace questa cosa. E le due viola ce le ho. Ok, scartale pure qui vicino al mazzo. Che okay. Colore scegli? Ma visto che hai preso delle carte blu, penso che sceglierò blu. È una buona scelta. Guarda pure. E ne ho ben tre di carte blu. E quindi io faccio tre punti? Bravissimo. Rosso avanza. Rosso rules. Ora è il momento di contribuire alle crociate. Ogni giocatore sceglie due delle carte che ha in mano ed è obbligato a farlo, e quelle carte andranno a finire laggiù in fondo, nel mazzo delle crociate, che fra poco avrà un ruolo fondamentale. Dovremo giocare uno dei sei colori. Io ad esempio gioco questa e questa. Dobbiamo dirlo? No, no, assolutamente segrete. Pronti? E le mettiamo insieme nel mazzo delle crociate. In cima così? Ah, tra poco lo mescoleremo. Ok, ho mischiato il mazzo, adesso quante carte scopro? Allora, in funzione del numero di giocatori, in questo caso 8, e queste ci diranno qual è l'esito delle crociate per questo turno. Pronti, 8 carte. 8 carte. Allora, abbiamo la viola, abbiamo la rossa, opla, abbiamo un'altra rossa, la posso mettere così? Sì, sì, mettile pure. Abbiamo un'altra bianca, blu, quanto siamo arrivati? 5, 6... 7 e 8. Pronti. Ok, in questo caso andiamo a confrontare cosa succede fra le varie carte, perché tra di loro hanno delle relazioni. Ovvero, per prima cosa, le carte rosse combatteranno contro le carte verdi. Ok. Ce n'è una che ne ha di più delle altre? In questo caso no, sono entrambe due, quindi il combattimento è in una situazione di pareggio. Vuol dire che sia i feroci guidati dal Saladino, sia i nostri crociati non avanzano e non indietreggiano. 0-0, palla al centro. Esattamente. Ora le carte gialle combatteranno contro le carte bianche. In questo caso di carta bianca ne abbiamo una, mentre di gialla non pervenuto. Esatto. Quindi ci sono un numero di gialli inferiore e, come puoi facilmente intuire, questo fa diminuire il contatore giallo, ovvero Riccardo prima ha dovuto sborsare per portare avanti le crociate. Bene, 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 bene. Per John... me è una cosa negativa. E John ovviamente si avvicina alla vittoria. Poi l'ultimo confronto, blu contro le viola. In questo caso abbiamo due blu mentre c'è soltanto una viola. In caso di maggioranza positiva, quindi del colore blu, Riccardo primo è più vicino a tornare a casa e quindi indietreggiamo il contatore bianco di una casella. In più, perché comunque il turno è finito, indietreggio di uno extra, quindi ha fatto due passi in Maledetto. Questo turno. Ora il turno è terminato, queste carte sono scartate, ritornano nella riserva e inizieremo un altro turno seguendo praticamente le stesse regole. Perfetto. Ok, ora sei tu il primo giocatore. Sì. E dobbiamo okay. ripetere la stessa procedura di prima, quindi evento e scelta delle pedine. Ok, beh, io mi sono trovato bene con la spia, ci rimango quindi. Non si può, il gioco ti impedisce di tornare nello stesso personaggio due turni a fila, dovrei cambiare per non forza. Non mi piace che cambi le regole in corso. No, non è cambiate, così se ti prendevi la briga di leggere. E vabbè,
sennò a te cosa servi? Allora vado... Questo qua con la spada mi ispira. Il maestro ad armi. Io invece vado dal reggente. Ti assomiglia. Va bene, allora dimmi che cosa fa il mio maestro d'arme. Allora, il tuo maestro d'arme ti permette, a parte ottenere delle carte, di indire un torneo cavalleresco. Se decidi di fare questo, ci sarà un'asta segreta di carte rosse, ovvero ognuno di noi giocherà le carte rosse, un qualsiasi numero di carte rosse che ha in mano sotto al tavolo. Quando entrambi abbiamo deciso quante giocarne, scopriremo. Chi ne ha giocate di più ottiene 3 punti, il secondo classificato ne ottiene 1. Beh, almeno un punto me lo porto a casa. Non quindi torneo cavalleresco? Certo, non, okay. Non barare. Ma io non baro mai. Ok. Hai scelto? Certo. Io ne ho giocata una. E io 2. E stavolta allora ti porti a casa tu i 3 punti e io faccio un punticino. Queste le mettiamo e via. E altri 3 punti. Un punto per il giallo, poverino, che sennò si mette a piangere. Tu invece che cos'è che fai col reggente? Io vado dal reggente che mi dice che se ho... una carta di ciascun colore la posso scartare per ottenere 5 punti e 4 carte. E ah, però. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e una 6. Hai barato. No, per quello hai ne ho giocata barato. Una sola prima. Sì, sì, va tutta bene. Tecnica. 1, 2, 3, 4, 5. Così pareggiamo e prendiamo 4 carte nuove. Pure. Ok, è il momento di contribuire per le crociate. Scegli le 2 carte che vuoi. Te contribuisci, io me ne frego, non ce le ho le carte. Non hai carte? No. Allora attenzione, perché c'è una penalità. Se non puoi giocare carte, perché devi farlo per forza. Mi arriva a casa una cartella di equità. Esattamente, e ti costa ben 1 punto vittoria per ciascuna carta che non hai giocato. Quindi 2 punti. Hai barato. Mentre continua, io invece penso che metterò nel mazzo queste 2. Allora, momento delle crociate. Vai. Più rosse che verdi, la differenza è 1, quindi i verdi scendono di 1. Ottimo. Più gialle che bianche, la differenza è 1, quindi il contatore giallo aumenta di 1. Okay. Più blu che viola, quindi Riccardo primo avanti di 1. Più alla fine del turno indietreggia di un altro, quindi va a 0. Riccardo primo è tornato a casa, la partita è finita. Porca miseria, stavo vincendo, ho perso di nuovo. No, diciamo che come fazione ha vinto quella di Riccardo perché è riuscito a tornare con successo in Inghilterra, ma non hai ancora perso perché ricordati, vince chi fa più punti. Ah, ok, ok, sono finita. Sì, però ci sono dei conteggi finali da fare. Innanzitutto perché... L'ultima volta mi hai fregato con questa cosa, eh? Adesso vediamo cosa succede. Prima di tutto perché Riccardo prima è tornato a casa, i giocatori leali a Richard, quindi in questo caso io... Riccardo 1! Esatto, ottengono punti pari alla metà del tesoro che siamo riusciti a conservare. In questo caso 6, quindi 3 punti per me. Beh, sei ancora dietro. Vai, questo è il premio per fine partita. Dopodiché se abbiamo ancora delle carte influenza che permettono di ottenere punti, possiamo scoprirle. Io... Allora, aspetta che guardi. Okay, io... guarda prima la tua. Sono il primo giocatore, fai partita prima a me. Io ne avevo 3 che ho usato e ho questo qui che ti frega alla fine che dice ottengo un punto ogni 2 carte influenza che ho. Quindi ne ho 4, 2 punti e stacco. Bravo. Molto bene. Io invece ottengo un punto per ogni carta bianca che ho in possesso alla fine della partita. E ne ho 1, 2, 3... e 4, massimo di 4 punti, quindi vabbè che culo, cioè... ho giocato tutta la partita per prenderne. Hai raggiunto, siamo patta. Pari, boh, patta sto giro, Natale siamo tutti più buoni, patta. Sì, ci sarebbe una piccola postilla in caso di parità, vince il giocatore appartenente alla fazione che ha vinto nella lotta tra... Allora, è finito anche questo speciale di Natale, dove a Natale siamo tutti più buoni. Direi che vi possiamo salutare, vi ringraziamo per aver visto anche questo video di Nerdplay. Vi aspettiamo l'anno prossimo, mi raccomando mettete il solito like, Riccardo 1, sul video. E buon Natale, buone feste, buon anno Natale. A tutti.
42 Ricard 1.